Una vittoria fondamentale, Spezia ha battuto con la testa fosforo e solidità. In avvio di ripresa biancazzurri aggressivi, cambio di marcia decisivo. A Cittadella senza Marras causa squalifica, Brugman e Balzano torneranno dopo la sosta. A metà campo Bruno ha dato equilibrio e compattezza, tatticamente prezioso il mediano di Benevento, prossimo alle 36 primavere. Mantiene la posizione, sporca le traiettorie avversarie, gioca con semplicità, al massimo due tocchi, a trarne giovamento Memushai, sempre nel vivo del contesto di gara, soprattutto lucido e autore dei due assist vincenti. In totale sono 9 dell'albanese, ancora a caccia del primo sigillo in campionato. La crescita di Crecco è un altro dato, a prescindere dall'importantissimo gol del 2-0. A proposito, si tratta della 9ª rete da calcio d'angolo. Davanti Monachello non ha segnato, ci è andato vicino, ma si è speso e sacrificato tantissimo. Mancuso è sempre al posto giusto, al momento giusto. Altro timbro, sono 17 dall'inizio della stagione. Tantissima roba. Marras non è più una sorpresa. Per la prima volta non è stato sostituito da Pillon. Salterà per squalifica la trasferta di Cittadella. In difesa si fa fatica a stilare una graduatoria di merito. Tutti all'altezza. Fiorillo a dir poco monumentale sul colpo di testa ravvicinato di Ocker, che avrebbe potuto riaprire la contesa. Grabion protagonista anche da terzino, Campagnaro immarcescibile, la solita garanzia al pari di Scognamiglio, convincente lo stesso Matteo Ciofani, Adriatico sempre più fortino, 9ª vittoria e difesa super. In 5 delle ultime 6 gare disputate in casa, la porta di Fiorillo è rimasta inviolata. Pescara-Carpi 2-0, Pescara-Venezia 1-0, Pescara-Cremonese 0-0, Pescara-Padova 2-0, Pescara-Spezia 2-0, l'1-5 patito con la capolista Brescia, solo un incidente di percorso caratterizzato da diversi episodi avversi, al di là della forza acclarata dell'avversario che dopo l'ultimo turno di campionato ha appena 3 punti di vantaggio sui biancazzurri di Pillon. In un torneo mai così incerto ed equilibrato, soprattutto senza padrone, può davvero succedere di tutto.